Benvenuta sulla Normandy, Samara. Abbiamo studiato attentamente il tuo profilo. Grazie alle tue abilità sarai un'ottima aggiunta alla nostra squadra. Grazie. È un onore ricevere un complimento da un'organizzazione come la vostra. Ho visto i poteri biotici di Samara in azione. Sono eccezionali. Ancora non sappiamo a cosa ci troveremo di fronte nella battaglia contro i collettori. Mi farò trovare pronta a ogni evenienza. Dove preferisci alloggiare? Una stanza che si affacci sull'immensità del vuoto cosmico sarebbe l'ideale. Dalle l'osservatorio del Ponte 3. Grazie. Devo meditare sugli eventi odierni. Comandante, ha ricevuto un messaggio sul suo terminale privato. Non esiste niente di più assoluto del giuramento di una Justica Rasari. Ha fatto bene a portare Samara dalla nostra parte. È elegante e splendida. Peccato solo che i suoi modi siano così gelidi. Non l'ho reclutata per il suo aspetto. La Normandy ha già te, Kelly. Oh, Shepard. Come vorrei che ci fosse il tempo per conoscerla meglio. Perché non vieni a cena nella mia cabina? Così avremo l'occasione di parlare. Magnifica idea. Speravo proprio di passare un po' di tempo con lei. Mi faccia strada. Santo cielo! Era dai tempi del college che non restavo alzata fino a quest'ora. È stata una serata magnifica. Grazie, Shepard. Ho notato l'acquario nella sua cabina. Se vuole potrei dare da mangiare ai pesci mentre è via. Mi faresti un grosso favore, Kelly. È un piacere per me. Ad ogni modo, come va? C'è qualcosa che dovrei sapere? Mordin vorrebbe parlarle nel suo laboratorio tecnico. C'è altro, comandante? È tutto. Buona fortuna là fuori, Shepard. Allora, comandante, anche le tue Asari sono assassine addestrate? Le hai ordinate dallo stesso negozio o cosa? Qui va tutto bene, presumo. Per il momento. Ho quasi consumato il tasto muto, ma credo di essermi fatto capire. Per ora è tutto. Ci vediamo, comandante. Shepard, novità importanti. Hai molti impegni, lo so. Bisogna affrontare i collettori, pianificare attacco. Questione troppo urgente. Appena ricevuto dati, analisi di possibili scenari ancora in corso. Non so da dove cominciare, troppi dati. Ricordi nostra conversazione? Mio lavoro su genofagia modificata? Hai impedito ai Krogan di adattarsi alla genofagia.
Parte di squadra, scienziati di ogni tipo. Branco sanguinario catturato, ex membro di mia squadra, Melon. Ultimo avvistamento su Tuchanka. Forse torturato, per dare esempio. Salvataggio di Melon sarebbe favore personale per me. Credi abbiano scoperto che la tua squadra ha aggiornato la genofagia? Non chiaro. Possibile determinare solo su Tuchanka. Andremo su Tuchanka e cercheremo di salvare il tuo collega. Grazie. Mio assistente, mio studente. Voglio sia salvo. Melon, visto ultima volta fuori territorio Urdnot. Forse Sentinelle ha visto Branco Sanguinario. Parla con loro o con Capo Clan. Allora tu e Kelly? Ho sentito del vostro appuntamento galante. Pensavo volesse provarci con me, ma forse era solo cordiale verso l'ultima arrivata. Una delle ragazze alla navigazione crede di essere incinta. La vita fa il suo corso perfino a bordo di una nave di Cerberus. Devo dire che quel Jacob... è un tipo interessante. Chissà se gli piacciono le giapponesi con il vizio del furto. Torna più tardi. Di sicuro avrò altre cose da dirti. Ti serve qualcosa? Hai un momento per parlare? Certamente. Scusa se te lo dico, ma tu non sembri affatto un assassino. Forse hai visto troppi mercenari che pensano basti avere una bella corazza per diventare professionisti. Gli Anar hanno addestrato il mio corpo per questo ruolo fin da quando avevo 6 anni. Hai ucciso fin da quando avevi 6 anni? Certo che no. La mia prima uccisione è stata a 12 anni. Mi stavano addestrando. Non intendevano usarmi e gettarmi via. Ero un investimento. Eri un bambino, non un investimento. Ti ho dato l'idea sbagliata. Loro mi stimavano. Sì, come risorsa, ma anche come persona. Loro rimpiangevano di aver bisogno di me. Gli Anar, oltremodo cortesi, venerano i Protean. Non mi sembrano i tipi da addestrare assassini. Ogni specie addestra degli assassini. L'unica differenza è che gli Anar hanno bisogno di altre specie per compiere i loro omicidi. Hanno una presa forte delle tossine naturali. Ma li hai mai visti muoversi velocemente fuori dall'acqua o sparare con una pistola? Perché i tuoi genitori hanno accettato? L'accordo era stato stretto seguendo il contratto. Era un onore per la nostra famiglia. Il contratto? Viviamo sul pianeta natale degli Anar perché ci hanno salvati, alcuni di noi, dall'estinzione. Gli dobbiamo la vita. Questo è il contratto. Quali sono esattamente i termini del contratto? Ci sono molte cose che gli Anar non possono fare, anche con aiuti meccanici. Chiedono ai Drell di assisterli. Non può essere legale. Hanno reso schiava tutta la tua specie. Non insultarmi, Shepard. Chiunque può rifiutarsi di servire. Pochi lo fanno. Dobbiamo la nostra esistenza agli Anar. Siamo orgogliosi di ripagare il debito. Da come li descrivi, gli Anar sembrano dei deboli. Qui fuori lo sono. Ma se tu potessi vederli nell'onnicomprensivo, l'oceano di Kage, la penseresti diversamente. Un ruscello argenteo nell'oscurità. Mulina, si immerge, così veloce da sfuggire allo sguardo. Nell'acqua vibrano risate simili a grida di bambini. Fluttuano sulle scure acque marine, come uccelli avvolti dalla luce dei cieli. Perché la tua specie si stava estinguendo? Sovrappopolazione. Ti sembrerà banale. Gli umani hanno sviluppato i motori per luce prima che il problema diventasse critico. Il nostro pianeta natale, Ragana, aveva poche risorse. Non avevamo neanche sviluppato l'energia da fusione, che il suolo stava già collassando per gli abusi e l'inquinamento. Gli Anar ci trovarono un secolo fa. Inviarono centinaia di navi evacuando migliaia di noi. Dovemmo lasciarci alle spalle miliardi di nostri simili. In che condizioni si trova ora Rakana? Hai mai letto i vostri filosofi? Un uomo di nome Thomas Hobbes. Quando l'intero mondo è sovrappopolato, l'unico rimedio è la guerra. Guerra che si prende cura di ogni uomo, con la vittoria o con la morte. Mentre Rakana moriva, la mia gente si massacrava per pochi sorsi d'acqua, per poche briciole di cibo. Ma tu non uccidi più per gli Anar, sei indipendente. Cos'è cambiato? Ho dormito per lungo tempo, sì.
non prestavo attenzione a ciò che veniva chiesto al mio corpo, ma poi il mirino laser tremola sulla sua fronte. Una pressione dell'indice ed è morto. Poi l'odore di spezie nella brezza primaverile. Occhi del colore dell'arcobaleno mi guardano con sfida. Il laser si abbassa. Scusami, i Drell scivolano facilmente nei ricordi. Era uno dei tuoi omicidi? Ah, sì. Forse potremmo discuterne più tardi. Ti ha già fatto perdere troppo tempo. Shepard. Secondo te, come dovremmo utilizzare le risorse che abbiamo raccolto? Credo che potrei usarne una parte per aumentare le nostre riserve di carburante e ampliare le nostre esplorazioni. Vuoi conoscere i materiali necessari? Mostrami cosa servirebbe. Shepard. Quali sono le tue impressioni su Miranda e Jacob? Jacob è un giovane coscienzioso. È destinato a diventare un grande uomo, se riuscirà a non farsi travolgere dagli eventi. Miranda è senza dubbio molto tenace. Rispetto la sua forza e la sua determinazione. Porta sulle spalle molti fardelli e non li condivide con nessuno, proprio come dovrebbe essere. Come credi che stia procedendo la nostra missione? Potenziare le nostre forze è una buona strategia, ma il momento dell'attacco è ormai prossimo. Come stai? Ho trascorso in solitudine gran parte degli ultimi 400 anni. È bello avere una persona con cui parlare. Potrei essere un po' arrugginita, però. Se sei paziente, mi piacerebbe parlare con te. Quanto sai riguardo alla nostra missione? So che ho giurato di seguirti e che tu vuoi distruggere i collettori. Non mi serve sapere altro. Non vorresti sapere perché i collettori devono essere fermati? Quando vivi secondo un codice estremamente rigoroso come il mio, impari a conoscere i pericoli della curiosità. Se devo uccidere un uomo per i crimini che ha compiuto, devo per forza sapere che è un buon padre di famiglia? Vorrei che mi parlassi del criminale che stavi inseguendo su Nos Astra. Spero tu capisca se non voglio discuterne. Sono vincolata dal mio codice e dai miei principi. È personale, per così dire. Devo sapere se avrà una ricaduta sulla missione. Certo che no. Cosa pensi di Cerberus? Ho sentito delle voci, ma ho imparato da tempo a fidarmi solo delle mie impressioni. Le opinioni altrui lasciano troppo spazio all'interpretazione. Perché eri disposta a lavorare per Cerberus pur non avendone una conoscenza diretta? Io lavoro per te, Shepard. I nostri metodi possono essere diversi, ma l'obiettivo è lo stesso. Ora ho da fare. È stato un piacere, comandante. Cos'è quest'area della nave? Questo è uno degli osservatori della nave. Forniscono una visuale esterna per il personale fuori servizio. Questa sala è una debolezza strutturale. Qualsiasi materiale trasparente è più debole della nostra corazza. L'uomo misterioso aveva previsto la sua obiezione. In combattimento, gli osservatori vengono sigillati e depressurizzati. Lamine di corazza ablativa vanno a coprire i vetri. Shepard. Volevo solo controllare che fossi a tuo agio. Gli umani parlano troppo, come nella vasca. Torna più tardi. Per il momento è tutto. Shepard. Questa missione mi riporta al passato. Un tempo ero solito fare terra bruciata intorno a me. Poi i Batari hanno cominciato a imporsi.
Nessuno è abile come loro nelle tattiche di terrore. Voglio dire, i Krogan ti si lanciano contro, ti spaccano la faccia e uccidono la tua famiglia. Ma i Batarian trasformano il tuo pianeta in un parcheggio di vetro senza la minima esitazione. Sto cercando di ricordare, come si chiamava? Un Salarian specializzato nell'infiltrazione, un uomo dalle mille storie. Quel tizio sapeva disattivare la sicurezza di una stazione con pochi comandi del suo factotum. Qualche anno fa andò a lavorare per gli Eclipse. Venni pagato per ucciderlo. Il tuo Mording Solus mi ricorda un po' lui. Ti lascio andare. Parleremo più tardi, Shepard. Abbiamo via libera su tutto. Le cisterne frontali sono salde ed elevate. Stai parlando della Normandy o di Miranda? Sto parlando di quelle coperte e protette, non di quelle che rimbalzano al vento. Non saprei. L'uniforme dell'agente Lawson è molto ufficiale. Mi viene da stare sempre sull'attenti. Sei davvero un porco.